sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video e questa qui è una collaborazione con questa azienda che si chiama Moda Unghie. Allora, ovviamente vi farò vedere il refill, però stavolta solo su un'unghia. Vi farò vedere lo smontaggio e tutto, quindi vi faccio vedere anche la punta nuova, quella di passare le unghie, la Raptor, come la utilizzo e tutto, così la vedete in atto, dato che tempo fa vi avevo detto che vi devo far vedere come funzionava. Va bene, a parte questo, io già quest'altra mano l'ho fatta, l'ho anche molto accorciata. Le avevo che era un disastro, ragazzi, le unghie, perché comunque non ho avuto mai tempo perché ho avuto un sacco di clienti e finalmente da venerdì sono in ferie. Alleluia, quindi sono in ferie. E mancavo solo io, insomma. Allora, vi spiego un attimino come ho conosciuto praticamente questa gentilissima ragazza che mi ha offerto di collaborare con lei. Praticamente lei mi ha contattato tramite internet, tramite YouTube, insomma, lei stava cercando qualche YouTuber da fare delle collaborazioni per vedere anche poi come andava. E lei si è imbattuta in me. Io sono stata veramente strafelicissima, non me l'aspettavo proprio. Praticamente mi ha contattato, mi ha spiegato il tutto. Praticamente loro vendono prodotti di unghie, qualsiasi cosa, quindi pennelli, lime, lucidi, gel, colori, gel color, semipermanenti, di tutto e di più praticamente. E vi ripeto, si chiama Moda Unghie. E è 2 mesi che hanno aperto praticamente questo sito su internet dove vendere i prodotti, no? Come tutti gli altri siti, come Passioni Unghie, come la Femme, come, che ne so, Silcare, eccetera, eccetera, no? Quindi voi potete acquistare tranquillamente online, quindi su internet, nel loro sito. Io sotto, comunque sotto a questo video, vi metterò il link del sito, che è www.modaunghie.it. Poi comunque ve lo metterò sotto l'info box, così voi andate a dare un'occhiata e vedrete almeno tutti i prodotti che hanno. Insomma, lei stava girando, ecco, su YouTube e si è imbattuta in me perché comunque ha sentito anche l'accento anconetano, no? Quindi ha capito che ero marchigiana, perché lei pure è nata qua nelle Marche, e soltanto che adesso, vabbè, loro stanno a Milano. E quindi sono stata contenta perché sono stata la prima, dato che loro comunque sono nati da poco, ripeto, da 2 mesi, online, quindi vendendo prodotti nel loro sito www.modaunghie.it, come ripeto, quindi, e quindi sono stata felicissima perché comunque sono stata la prima che loro hanno contattato. E praticamente ci siamo incontrati, mi ha spiegato il tutto e mi ha fatto scegliere tramite il sito quale prodottino insomma mi ispirava di più, e lei, oltre a quelli che io ho detto io, mi ha mandato altre cosine, quindi è stata veramente gentilissima. E quindi oggi per questo mi vedrete fare solo un'unghia, perché vi farò vedere che ho scelto praticamente un gel monofasico. Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, vedete, Moda Unghie, eccolo qua, questo è da 30 ml, eccolo qua. Adesso vi spiego le caratteristiche di questo. Allora, questo qui è un builder, quindi un gel monofasico hard clear, ok? È ha la viscosità medio-alta, ha un ottimo controllo, un'ottima adesione e bassa emissione di calore, quindi non si sente tanto bruciore in lampada. Poca polvere in limatura ed è ottimo per il refill, allungamento e per unghie difficili, anche per, comunque per coperture, che io tanto uso l'unghia mia naturale, quindi faccio la copertura. È denso, trasparente, è inodore, non cola ed è autolivellante. Adesso ve lo faccio un attimo vedere. Oh, eccolo qua. Vedete, bello densino? Vedete come cola piano 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 piano. Cioè si muove, no? Che cola piano piano, vedete? E adesso infatti andremo a provare questo insieme. Poi, nel sito avevo scelto anche questo sigillante, questo qua. Questo qui è un sigillo, si chiama Sigillo Brilliant Clear. È un sigillante con strato di dispersione.
e ha una colorazione levemente blu per i filtri anti-giallo. È ultra brillante e resistente. Infatti, poi quando io ho finito, insomma, a farmi l'unghia, l'andremo a lucidare con questa, a sigillare con questo. Eccolo qua, vedete? Questo qui adesso, vedete? Questo è bello liquidino. Comunque, tanto sigillo, sigillante, è normale. Poi mi ha inviato altri prodottini che quelli ve li farò vedere prossimamente in un altro video per quanto riguarda i semi permanenti, eccetera, eccetera. Comunque, adesso facciamo questo video qua. Quindi andiamo a utilizzare questi qui. Ok, allora adesso cominciamo subito. Iniziamo a fare il refill. Allora, io adesso come prima cosa, ok, quindi adesso vado a frisare l'unghia. Ok. Allora, adesso cambio un attimo la punta e vado ad utilizzare questa qui, la Rose Gold di Passione Unghie, poi utilizzeremo l'altra punta. Ok, adesso cambio punta, questa la vado nella spazzolatina, ok, cambio un attimo punta, ragazzi. Vado ad utilizzare, ecco qua ragazze, la Raptor Fine, quella più fine di Passione Unghie, così la vedete anche all'opera ed è una bomba veramente. Allora, questa punta che dire, vedete già, ve l'ho detto l'altra volta che ve ne parlavo, praticamente è una bomba, ragazzi, cioè nel senso non manda per niente, cioè non sentite per niente calore in lampada, io ve la stra consiglio, se potete prendete anche la media, la media non la prendo, mi basta la Rose Gold, però è veramente ottima, soprattutto per levare il semi permanente, quindi mi trovo veramente bene. Allora, adesso vado a prendere la lima. E adesso non vi sto facendo vedere come la lima, eccetera, perché sennò col video non riesco e quindi ci vediamo dopo appena l'ho limata. Eccomi qua, ragazzi. Allora, adesso l'ho limata, l'ho bufferizzata e adesso andiamo a mettere, scusate qui il guanto che l'ho cambiato, ma col sudore non mi c'è stato. Eccomi qua, allora, dopo aver limato l'unghia, adesso io vado a prendere questo qui, igienizzante mani. Andiamo a fare le cuticole. Quindi a spingere dietro le cuticole, poi andiamo a utilizzare le punte. Quindi vado a utilizzare la prima punta, la candela. Andiamo a utilizzare questa, la sfera. Utilizzare questa più tonda per rifinire il tutto, ma adesso vado a prendere le tronchesine. Passiamo. Ripasso igienizzante con un pad, levo maggiormente polverina. Adesso andiamo a mettere i preparatori. Quindi nel prep, primer e blender.
utilizzato la base, andiamo a prendere il nostro gel di Moda Unghie, questo bellissimo monofasico hard clear. Eccolo qua, ve lo faccio rivedere. Eccolo qua. Adesso faccio uno strato di scivolamento e poi vado a fare la bombatura, così poi vi dico anche cosa ne penso di questo gel. Si stende già come scivolamento molto bene. Adesso vediamo come si comporta con la struttura. Andiamo a fare la nostra bombatura. Quindi vado a prendere una pallina di gel, perché c'è il ventilatore, ma ok, eccola qua. Si stende molto bene, ti fa fare la struttura tranquillamente. Wow, perfetto, già guardate che già c'è una bombatura senza che faccio tanti giri. Scusate, non so se rientro bene in videocamera, ma sono scomodissima proprio, ragazzi. Cioè, guardate. Non so se la vedete. Mi sta colando qua, aspettate. Ecco. Ok. Dopo aver fatto la nostra struttura, andiamo in lampada a catalizzare per 60 secondi. Ecco qua, ragazzi, allora. In lampada brucia, ma proprio leggermente, c'è una roba che comunque è sopportabilissima, non è che brucia tantissimo, proprio quasi niente. Ho messo la mano, dopo 10 secondi mi ha cominciato a bruciare, ma ovviamente basta che appena sentite un po' di pizzicorio levate fuori la mano e poi la rimettete, voglio dire, ma è una cosa sopportabilissima. Cioè, ragazze, io non ho fatto una struttura più veloce di così, sinceramente. Adesso vabbè, non è perfetta, ma comunque la devo rimare. Poi, come avete visto, molto autolivellante, infatti, anche. E questo è anche senza acidi. Adesso andiamo a vedere con la limatura. Spengo un attimo il ventilatore, perché sennò mi fa volare la polvere dappertutto. Eccomi. Eccomi. Allora. Aiuto. Vi faccio vedere un po' di limatura, ma poca, ragazze, perché non riesco poi a limarla. Ora vi dico le mie impressioni di questo gel. È fantastico, cioè mi è piaciuto subito. Non ho fatto una struttura qui così più veloce di così, sinceramente. Non ci ho messo nemmeno tanto. Eccola qua. Non so se faccio così, forse la vedete meglio nel nero. Cioè, guardate. Cioè, mi piace veramente tanto. Cioè, mi è piaciuto veramente tanto questo gel, si vede che è infatti autolivellante, mi è piaciuto molto. E in un attimo fate la bombatura, ma il bello è vero, cioè nella limatura c'è polvere zero. Sì, è normale, non è che non fa polvere di niente, ma confronto agli altri gel, questo veramente, cioè, come limatura è una bomba proprio. È dritta l'unghia almeno? Un attimo, la vedo storta, no, ok, ma sono dritta. Cioè, mi piace veramente tanto, ve lo straconsiglio, ragazze, veramente, se vi capita, cioè andate a vedere veramente il sito, andate a dare almeno un'occhiata, a vedere che prodotti che ha,
Sempre detto questo qui, builder gel monofasico hard clay, lo 0610, senza acidi, di moda unghie, www.modaunghie.it. E questo qui è da 30 ml, ma è fantastico, veramente ragazzi, è veramente fantastico. Voi lo sapete, sono sincera, se un prodotto non mi piace, non mi soddisfa, lo dico, ma questo qui veramente mi è piaciuto veramente tanto, veramente bello bello. Quindi mi raccomando, andate a vedere nel loro sito e giù nell'info box comunque vi metterò il link. Allora, adesso andiamo a mettere il colore. Adesso qui andrò a utilizzare il nero, eccolo qua. Lo vado a stendere su tutta l'unghia, prima passata 5 secondi, anzi il nero questo lo faccio stare 10 secondi ogni due passate e poi mettiamo a catalizzare. Allora, aiutatevi con un pennellino fino, come vi dico sempre, se non riuscite ad arrivarci con il pennello. Ok? Così dopo vi fa fare il giro cuticolo proprio perfetto. Non l'ho fatta estiva per niente, ma mi piaceva questa tipa di nail art perché comunque l'avevo già salvata un pezzo fa e la volevo ricreare. Ovviamente tutte le nail art che vedete che io faccio le prendo tutte su Pinterest, a parte alcune che me le invento io, però questa qui l'avevo vista, no, non l'avevo vista su Pinterest, dico una cacchiata, la maggior parte l'ho presa su Pinterest, non mi ricordo dove l'ho vista, o su internet, su Google, non mi ricordo. Comunque ok, vedete, voi prendete il pennellino punta fine, vedete come vi viene perfetto anche nei laterali il colore. Ecco qua, vedete com'è perfetto il giro cuticolo. Ok, adesso lo faccio stare 10 secondi e poi andiamo a dare una seconda passata. Eccomi qua ragazzi, cioè guardate, vedete com'è perfetto il colore se usate sul girocuticolo, se usate un pennellino a punta fine, perfetto. Ok, adesso cosa facciamo? Non abbiamo finito, andiamo ad applicare con il gel colla di Swarovski. Quindi io andrò a utilizzare questi qui che sono, vedete, arcobaleno, quindi aurora boreale, diciamo, olografici. E lo vado a prendere uno che è il più grande, lo vado a mettere in mezzo. Poi lateralmente vado a mettere questi qui, un po' più piccoli ovviamente di questi, che sono argentati, brillantinati semplici, nei lati del suo quello grande, adesso comunque lo vedete meglio. E poi catalizzo il tutto 60 secondi. Ne abbiamo applicati, eccoli qua, ne ho messi 7. Adesso vado a prendere il loro sigillo. Questo qui è con dispersione, quindi dopo lo sgrasso sia col cleaner che con l'olio cuticole. Il pennello ovviamente l'ho pulito, dal gel di prima, e andiamo a sigillare l'unghia. L'ho sgrassato con l'olio cuticole, è veramente lucido. Mi piace anche il sigillante. Eccole qua, queste sono le unghiette che propongo io per questa volta per il mio refill. Mi piacciono veramente un sacco. Eccole qua.
piacciono veramente tanto, guardate com'è lucido, anche sigillante. E niente, queste qui sono le unghiette per il mio nuovo refill. Quindi praticamente io ho fatto prima il French bianco e poi ho messo sopra il nero, ovviamente catalizzare il bianco e poi il nero. E niente, queste qui sono le unghiette fatte, mi piacciono veramente un sacco. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo mio refill, di questa nail art che ho fatto su di me. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questo gel, veramente ve lo straconsiglio, anche il sigillo ve li straconsiglio tutti e due, sono veramente bellissimi. Questo qui ragazzi veramente prendetelo perché è proprio una bomba, mi piace veramente tanto. E quindi mi raccomando, io sotto all'info box vi lascerò il loro sito, quindi www.modaunghie.it. io ringrazio moltissimo a loro, insomma, di avermi scelto per collaborare con loro, è una cosa soddisfacente, insomma sono veramente orgogliosa anche di me stessa, quindi sono strafelice che mi abbiano contattato per collaborare con loro. E niente, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, io sotto l'info box vi lascerò il loro sito, il loro link, quindi andate a dare un'occhiata, mi raccomando, e noi ci vediamo presto al prossimo video, ciao!